Come gestire il tema degli impianti dell'immobile. Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare ed agente immobiliare professionista con oltre 20 anni di attività su Roma e provincia. Oggi con questo video mi rivolgo a quei proprietari che vogliono vendere la casa senza avvalersi di un'agenzia immobiliare ed in particolare trattare il tema degli impianti, ossia non tutti sanno che un proprietario deve informare l'acquirente sullo stato dell'arte, diciamo sulla condizione degli impianti del proprio immobile proposto in vendita, quindi deve indicare se l'impianto elettrico è vetusto, se ha la certificazione, lo stesso vale per l'impianto termico sanitario o per eventuali altri impianti che sono nell'immobile. Ora c'è la cattiva abitudine per i proprietari di dar per scontato che nel momento in cui l'acquirente comprerà l'appartamento o la casa o la villa, provvederà poi lui eventualmente a mettere in efficienza eventuali impianti non efficienti. Ora, questa diciamo opinione abbastanza diffusa, se può essere corretta quando l'immobile ha diciamo uno stato che prevede una ristrutturazione integrale, quindi gli impianti sono vetusti, non può però essere così scontata quando invece l'appartamento magari viene proposto in vendita come un appartamento ristrutturato, perché quando in pubblicità il proprietario evidenzia che il proprio immobile è ristrutturato, nella mente dell'acquirente scatta che ovviamente poi al momento del rocito il proprietario consegnerà le certificazioni degli impianti. E se poi ci si presenta al momento del rocito e non si hanno le certificazioni degli impianti, da un punto di vista giuridico questo può comportare un grave inadempimento da parte del proprietario, con conseguente diritto dell'acquirente a pretendere una riduzione del prezzo, se non addirittura arrivare nei casi più gravi a poter pretendere il doppio della caparra confermatoria versata, perché l'acquirente potrebbe dire: mi avevi promesso in vendita un immobile e mi avevi detto che erano ristrutturati anche gli impianti e poi oggi scopro che non sono stati ristrutturati, oppure che tu non puoi dimostrare che siano stati ristrutturati, e quindi si può andare in un contenzioso. I tribunali sono pieni di contenziosi tra gli immobili venduti da privati senza l'aiuto dei professionisti, proprio perché troppo spesso si dà per scontato qualcosa ma con angolazioni opposte tra venditore e acquirente. Allora questo problema lo risolviamo in un modo molto semplice. Quindi, siccome è molto diffuso il fatto che il proprietario faccia ristrutturare l'immobile, o se lo sia ristrutturato con la sua partecipazione attiva perché ha le capacità professionali di ristrutturarselo da solo, oppure perché si è affidato alle ditte ma poi al momento del pagamento ma fammi lo sconto e vediamo se mi puoi da qualche parte ridurre questo prezzo che avevamo concordato per la ristrutturazione, e allora lì la ditta le certificazioni non le fa, allora a quel punto è bene che il proprietario dica chiaramente fin dall'inizio che l'immobile è stato ristrutturato ma che non è provvisto di certificazioni. Ovviamente a quel punto l'acquirente ne terrà conto per l'offerta e ovviamente tutto questo dovrà essere poi riprodotto in un documento scritto che prevede una specifica clausola sugli impianti e che prevede eventualmente appunto che il proprietario ha chiaramente informato l'acquirente della assenza della certificazione degli impianti, ricordando che l'obbligo per la vendita di un immobile di dotazione di impianti certificati ricade soltanto in capo alle società costruttrici, perché ovviamente vendendo un immobile nuovo hanno l'obbligo di proprio dimostrare che gli impianti sono certificati.
Se questo video ti è stato utile, ti invito a mettere un mi piace sulla campanella qui sotto e di iscriverti al nostro canale. E se hai bisogno di un aiuto nella vendita del tuo immobile, se ubicato a Roma e provincia, puoi contattarci, perché magari, ecco, evitiamo insieme che tu in massima buona fede possa incorrere in un errore che invece ti possa costare molti molti soldi. Ti auguro buona vendita e ti ringrazio per aver visto questo video. Ciao!